Ciao! Allora, visto che qui è scoppiato il caldo, è ora di girare questo video. Questo video, appunto, vi volevo far vedere un piccolo haul dedicato appunto ad Alice. Ho comprato delle cosine su AliExpress, sapete che io ormai sono utente oro su AliExpress e mi servo praticamente quasi tutti i mesi da loro. E per quest'estate ho comprato qualcosina, premettendo che l'ho comprata circa 2-3 mesi fa perché io mi anticipo, visto i tempi biblici purtroppo di questo sito. Quindi se voi comunque acquistate oggi qualcosina per l'estate, magari un costume o che ne so, un completino, secondo me vi arriva tranquillamente verso agosto, quindi per agosto ce l'avete o anche prima. In genere appunto è dai 30 giorni in poi, poi se siete fortunate anche 20. Iniziamo subito senza troppe chiacchiere perché volevo fare questo video già da tanto tempo, visto che su Instagram ho condiviso con voi qualche foto, qualche preview. Iniziamo subito con questo vestitino, vi metto il prezzo qui. Per le taglie io non ho mai problemi perché Alice comunque è secca e quindi gli entra tutto, anzi devo stare attenta perché anche se lei a settembre farà 6 anni, io non compro mai 6 anni perché gli sta enorme. Lei è proprio magrolina, ma porta proprio di suo anche taglie, che ne so, H&M, Chiabi o altre cose, porta comunque 5, qua anche 4, 4-5. Questo qui è un vestito che io adoro e anche lei. È un vestitino che abbiamo pagato pochissimo. Il bello non è tanto nel davanti ma nel dietro. Infatti, ecco qui il dietro che una volta messo sulla schiena dovrebbe creare questo cuore. Mi piace moltissimo. E poi c'è questo fiocco rosa. Quindi è di tulle. Il materiale è buono. Mi piace, mi piace. Ed ecco il secondo capo. Io tendo sempre a comprare due pezzi, cioè due set, nel senso il toppino, la magliettina con il pantalone. Uno perché è molto più facile da abbinare, poi perché con un prezzo compro due cose. Questo qui anche mi piace tantissimo. È il toppino sopra. Ora vanno appunto questi modellini, quindi va così, con queste rose fatte molto bene e poi c'è, oh aiuto, il toppino, quindi non è una maglia che tende a slaccarsi ma è abbastanza appunto attillata e abbinato, quindi stesso prezzo, vi arriverà a due pezzi se lo volete prendere, questo pantalone. Questo pantalone è un jeans con appunto l'elastico. Vi metto anche la taglia che ho preso di questo, perché così vi fate un'idea, magari se lo volete comprare alle vostre bimbe. Quindi questo set, pantaloncino sfrangiato, molto carino, e questo qui. Poi passiamo al secondo completino. Allora Alice quest'anno è andata in fissa che lei ci deve avere l'ombelico di fuori. Ha detto: mamma, io voglio solo toppini quest'anno, le sue fantasie. E quindi ho ceduto almeno su uno e questo è un toppino, quindi la magliettina è molto molto corta. Vi faccio vedere il modello più o meno, aiuto, il modello più o meno è simile a quello là. Ce la faranno i nostri eroi? Vedete, questo è il modellino, quindi è molto corto. L'ho preso giallo perché insomma un po' di colore. Con questo toppino, appunto, hanno abbinato questo pantaloncino nero, tranquillissimo. La particolarità di questo pantaloncino è che, appunto, qui ha delle palline. Questo gli sta un po' strettino, per esempio. Io, ecco, per essere sempre una mosca, per essere sempre un po' tirata nelle misure, questa non è un po' strettino, però lei ha detto che se lo metti, quindi vabbè, penso che questo lo userò giusto quest'estate perché l'anno prossimo non gli starà, però
però insomma per il prezzo che l'ho pagato va più che bene. Dopodiché ho preso questa magliettina rossa che sto cercando di mettere il bottone, ma non ci riesco e quindi voi... Eccola, non ci sono riuscita. Allora, questa magliettina invece è enorme, sembra che era 5 anni, e era carina, era particolare perché aveva questo... Infatti c'è ancora l'etichetta, ma vabbè, gliela metterò verso i 7 anni, aveva questo collo così... E la manichina mezza scoperta, cioè la spalla scoperta e la manichina corta, ma è grandissima. Vedete, insomma, che è grande. Questo è il prezzo e quest'anno appunto verrà riposta in un cassetto e fra 2 estati gliela metteremo. Che invece non c'entra niente perché questa gliel'ho presa a un negozio qua vicino, però intanto ve lo faccio vedere. E è questa qua. Allora, questo colore è molto fluorescente, però bello. Ed è praticamente un body. Vedete, è un body. Ma perché ha questi colori stranissimi? Vabbè, ve lo faccio vedere così. È un body, ma il pezzo forte secondo me sono i pantaloncini. Ecco i pantaloncini. Sono dello stesso colore del body. E quindi questo rosa salmone fluo e da queste frange. Detto questo, sempre su AliExpress ho comprato i costumi sempre a 2 lire. Vi faccio vedere. Il primo costumino è Ariel. Costumino, costumino molto carino. Ecco qui. Ariel, fatto bene, elasticizzato. Infatti gli sta un pochino larghetto, però gli sta bene e questo è il prezzo. È un tessuto assolutamente buonissimo, cioè proprio come quelli che si trovano in giro e mi piace tanto e sono contenta di questo acquisto. Visto che mia figlia non è per niente kitsch e coatta, ha voluto comprare questo costumino perché comunque io non è che gli compro così, io prima glielo devo far vedere prima a lei. Poi al padre, capito? Quindi se poi tutti mi danno la benedizione, approvazione, si può comprare, se no, no. Questo è il costumino, è un po' alto, è un po' a vita alta, però i bambini, insomma, va bene, un po' così squamato. E il pezzo forte, ovviamente, è il sopra, perché ha questo... Ma vedete, non lo so perché qui c'è una luce pessima. Questo è le conchiglie che vanno sui seni. Vedete, è fatto così e dietro a fascia, quindi senza laccetti e laccettini che sono abbastanza fastidiosi. E così a fascia ha solo il laccio sul collo. È però carino, carino. Poi, prossimo costume, è molto carino, però è un po' grandina la mutandina, infatti gliel'ho dovuta un po' accorciare, però è molto colorato, anche questo è molto a vita alta. Ed è carinissima queste palline qui, vi faccio vedere il sopra che è monospalla. Questo comunque è anche la bretellina, è così, qua si infila il braccino. Poi se volete gli mettete, vedete che qui ci sono i buchetti per far passare il filo, se no appunto lo lasciate così. Poi arriva il pezzo forte, diciamo che ecco questo ci noterà tutta la spiaggia. Cioè, ecco, questo è un costumino molto aggressivo e c'è il fiocchetto, c'è il fiocchetto dietro al sedierino, c'era anche la fascia, però la fascia è piccolina e quindi lei l'ha subito rotta. E questo è il pezzo di sopra, vedete, Tarzan, ecco, sempre monospalla, ha questo fiocchettino che quindi tenderà a scendere un po' sulla spalla e il materiale è sempre molto buono, è tipo vellutato però. Non so se ve ne accorgete, invece dentro no, dentro è a costume liscio. Quindi vabbè, insomma, ci noterà tutta la spiaggia quest'anno. E poi ho voluto usare le scarpe. Allora, ovviamente le scarpe è sempre un terno al lotto,
È chiaro che le scarpe non è che gliele metto tutti i giorni, perché quelle per tutti i giorni, insomma, hanno una suola ergonomica e sono comode, sono traspiranti, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, questi sono dei sandaletti per quando ci uscirà, eccetera, eccetera. Però l'ho trovati molto, molto carini e molto particolari. Allora, il sandaletto in questione è questo qui. È un po' alla schiava, solo che appunto ha questa zip. Gli shorts secondo me sono molto carini e particolari. A lei stanno bene e questo è un 28 e gli sta bene il 28. Purtroppo Alice ha la sindrome del piede piatto sopra, quello che anche io avevo, e quindi determinati sandali qua sopra gli stanno male perché il piede gli va in avanti, visto che insomma il pezzo sopra non riesce a bloccare il collo del piede. Quindi c'è questo collo del piede molto sottile come me, almeno una cosa, dico una, l'ha presa da me, anche se è un difetto, però almeno una cosa l'ha presa da me. Intanto con il vento alla Marilyn Monroe, io appunto ho finito questo piccolo haul, sì, e niente, dopo 7 anni ho ancora problemi di pronuncia. Vi metto tutti i link delle cose che ho comprato nell'info box, magari è caduta la scarpa. Magari è piaciuto qualcosa anche a voi e così, insomma, lo potete comprare per le vostre bimbe. Calcolando che io ora per l'inverno, quindi per la scuola, inizierò ad ordinare le cose verso metà luglio, perché comunque mi anticipo così per settembre-ottobre, sono sicura di avercele. Io vi bacio e un saluto a tutte le vostre bimbe glamour. Ciao! Ah, e volevo dire una cosa anche alle mamme dei maschietti. Su AliExpress ci sono tantissime cose molto particolari e molto carine, anche per i maschietti. Quindi dateci un'occhiata. Ciao!